giornata di prevenzione sanitaria a cura del Lions Club di Lamezia. Nella sala consiliare del comune, la sezione Lametina del Club Service ha organizzato un'importante iniziativa alla presenza di noti esperti per parlare di prevenzione ed in particolare per focalizzare l'attenzione su due organi vitali per l'uomo, il cuore e il cervello. Come prevenire dunque le malattie cardiologiche e quelle neurologiche per vivere a lungo e vivere bene? Questo è il fil rouge del dibattito, molto ricco di spunti, che ha registrato la presenza di numerose associazioni impegnate sul territorio in campo sociale e sanitario. Giornata di prevenzione sanitaria dedicata al cuore e al cervello, alla passione e alla ragione, che sono legati come? Oppure sono in opposizione? No, sono legati come tutto il corpo umano, direi da medico. Poi da neurologo ovviamente l'interesse principale perché i vasi sono collegati e il benessere che si deve assolutamente avere e nella prevenzione è fondamentale sia per un aspetto che per l'altro. E oggi siamo a parlare proprio di questo, cuore e cervello, perché gli organi sono tutti collegati, ma questa sarà una delle prime giornate di prevenzione che cerchiamo di portare avanti su degli aspetti magari di novità, di sviluppo, di evoluzione, di ricerca, perché cuore e cervello, ognuno di noi ha la percezione che spesso siano solo gli uomini ad ammalarsi di infarto e che il discorso cardiovascolare sia a prevalenza maschile, e questo non è così. E quindi spesso le donne non si sottopongono agli screening adeguati sulle cardiopatie o su tutto quello che è la parte delle fibrillazioni. E quindi di conseguenza avere una fibrillazione atriale vuol dire poi in un secondo momento avere anche una purtroppo predisposizione agli ictus, e quindi noi parleremo proprio di questo oggi. Grazie a voi per essere qui, per aver accettato questo invito come rappresentanti di associazioni del territorio lametino, dell'Interland anche di Lamezia. La vostra presenza è di grande importanza perché le associazioni sul territorio sono fondamentali, al di là di quelli che possono essere i loro fini, perché ci sono associazioni che si occupano prevalentemente della sanità, dei problemi della salute delle persone, ma ci sono associazioni culturali, sportive, che comunque hanno bisogno di capire, di comprendere che cos'è la prevenzione. In questo caso noi questa sera diciamo grazie a Lions che ha deciso di fare insieme con la collaborazione della terza commissione del comune di Lamezia Terme, ha deciso di dare questa opportunità, cioè quella di incontrare due dei migliori medici che abbiamo sul nostro territorio, come la dottoressa Caterina Erbi, responsabile della neurologia, io faccio le cose per dico in termini molto semplici, della neurologia di Lamezia Terme, e del dottor Roberto Ceravolo per la cardiologia dell'ospedale di Lamezia Terme. E loro ci daranno una serie di informazioni e io vi pregherei, se ne avete voglia, di intervenire e di far sì che questo diventi, oltre che un incontro, anche un confronto. Un confronto attraverso il quale potete porre delle domande che vi saranno utili poi anche con gli associati che voi oggi in questa occasione rappresentate. Cuore e cervello, questa è la tematica. Io do la parola all'avvocato Donatella Piccarelli, che è la presidente dell'Lions, che è il cuore, dicevo, di questa iniziativa, per dire ancora di più quanto il Lions fa sul territorio di Lamezia Terme. Io sono qui come giornalista, ma anche come presidente dell'associazione Senza Nodi, che ormai da tanti anni organizza queste giornate di prevenzione sul territorio. Poterlo fare insieme alle altre associazioni oggi è per noi di Senza Nodi anche un motivo di orgoglio, oltre che dirvi grazie, quindi io questa sera non posso che far passare il microfono all'avvocato Piccarelli. Grazie. Buon pomeriggio, ben trovati. Ci tengo a sottolineare che il Lions ha voluto fortemente la realizzazione di questo incontro. Per questo che io ringrazio il Comune e le sue autorità per aver accolto con grande entusiasmo questa iniziativa. Ringrazio il dottore Ceravolo, la dottoressa Ermio, nostra social alliance, perché oggi loro sono promotori del fare per gli altri, fare del bene a servizio degli altri.
La tematica che oggi ci interessa e che oggi ci vede qui presenti è quella della prevenzione. La prevenzione è forse l'arma più importante che abbiamo, la cura più forte che abbiamo per sconfiggere i mali che affliggono il nostro periodo. Però affinché ci sia una buona prevenzione è importante che questa prevenzione sia affiancata da una buona informazione. Ed è per questo che noi come associazioni siamo qui presenti oggi. Le associazioni vengono in gioco proprio per supportare l'ente comunale in quel difficile cammino che è l'amministrazione di un territorio e della popolazione che lo abita. Noi insieme siamo qui per dare quell'aiuto, per tendere la mano alla popolazione e per far capire appunto che prevenire è una cosa fondamentale. Nella nostra locandina abbiamo inserito un banner dove è scritto "Insieme possiamo", proprio a testimonianza del fatto che solo insieme si fanno le cose. Quindi noi come associazioni dobbiamo unirci perché insieme agli amministratori del territorio, quindi alle amministrazioni degli enti comunali, possiamo fare la differenza, possiamo essere l'aiuto per la popolazione e possiamo appunto essere di supporto e cercare di arrivare dove purtroppo la sanità pubblica non riesce. Noi abbiamo in Italia un elemento molto importante che è quello della sanità pubblica. Delle volte uno non si rende conto di questa grande fortuna che abbiamo quali cittadini italiani. Però è anche vero che ci sono dei settori dove non è molto facile diramare. Ed ecco che noi dobbiamo essere capillari, dobbiamo appunto veicolare l'importanza della prevenzione. Ed ecco appunto che mi ricollego a quello che ho detto prima, quindi prevenzione che va a braccetto con l'informazione. Il Lions Club di Lamezia continua il suo servizio a favore della comunità organizzando questa giornata di prevenzione sul cuore e sul cervello, sempre in prima linea perché questa è la missione del Club Service. Esatto, e questa è la missione del Club Service. Noi abbiamo, come Lions Club, abbiamo fortemente voluto questo incontro perché crediamo che la prevenzione sia la cura più efficace per sconfiggere i mali che purtroppo ci affliggono. Ovviamente la prevenzione deve andare di pari passo con l'informazione e riusciamo a dare una buona informazione se ci uniamo, se tutte le associazioni sono compatte nel cercare di dare una mano al territorio. Una buona informazione e soprattutto un'informazione costante, soprattutto in questa fase post-Covid, perché sappiamo bene che la pandemia ci ha bloccati e quindi i controlli, la prevenzione, no, si sono fermati, ognuno ha rinunciato perché insomma il Covid ci impediva di muoverci liberamente. Ora dobbiamo riprendere questa attività di controllo per la nostra salute in maniera costante e quindi questa iniziativa ha anche questa valenza. Esatto, lei ha centrato pienamente l'obiettivo della giornata e l'obiettivo principe che il Lions con queste giornate di prevenzione, poiché questa è la prima appunto, vuole perseguire. Purtroppo il Covid ci ha portato ad attraversare dei periodi non facili, però adesso è il momento di riprendere in mano la situazione, di cercare di aiutare la popolazione, di essere vicini e supportare l'ente locale in quel difficoltoso cammino che è appunto la gestione di un territorio e delle persone che vi abitano. Allora, innanzitutto siamo noi che ringraziamo voi perché c'è un famoso slogan, aiuta che aiuta, e quindi voglio dire forse quello è il primo punto fondamentale. È bellissimo vedervi perché dietro di voi ci sono tantissime storie, ci sono tantissime realtà, ci sono tantissime esperienze e tantissime donazioni. Chiaramente quello che dicevi prima tu è fondamentale perché oggi non è solo quello che facciamo qui in questa sala diventa rappresentativa, quindi rappresentativa di un messaggio che vogliamo mandare. Quello che è fondamentale, Nadia, è poi la comunicazione che noi daremo anche dell'evento di oggi, che è una comunicazione che daremo proprio partendo, mi piace che parta anche da questa sala consigliare, che tra l'altro è la casa di tutti, perché è un messaggio che non è solo un messaggio, tra virgolette, medico o per gli operatori, ma è un messaggio che gli operatori devono far sì che possa essere veicolato a chiunque. Qui non voglio parlare a piaggeria, ma abbiamo delle eccellenze che sono sia nel campo della cardiologia sia nel campo della neurologia, eccellenze che ci invidono. Chiaramente queste eccellenze, ma non voglio fare polemica,
devono essere messe nelle condizioni di, no, perché se abbiamo dei giocatori bravi, poi il pallone ogni tanto si buca, ogni tanto qualcuno se lo prende, ogni tanto qualcuno lo porta via. Quindi è fondamentale che queste eccellenze, così come le supportate voi in ogni momento della giornata, le devono supportare anche quelle che poi è la, quella che poi è la sanità pubblica. C'è un dilemma romantico, cuore o cervello, e io mi fido molto di più del cuore. Bravo. Però voglio dire, però poi ho capito che la donna è anche molto cervello, vengono due tre parti di scherzi. E quindi ho capito che le due cose devono andare sempre di pari passo. Cioè, cuore o cervello. Bellissimo questo che avete creato, perché ci fa vedere come sono qualcosa di importantissimo a livello preventivo, che deve essere collegato e che soprattutto deve essere fatto anche da uno stile di vita, da qualcosa che ci faccia prendere. Soprattutto è bello che l'ANIOS si occupi di queste tematiche, ma se ne occupino anche in questo modo, perché più se ne occupa chi non è, tra virgolette, dentro, e più praticamente esce. La sala consiliare del Comune di Lamezia ospita queste importanti iniziative sulla giornata di prevenzione cuore e cervello. L'ente comunale è vicino al territorio, ai medici, agli operatori sanitari. Assolutamente, li ringraziamo e cerchiamo di supportarli, ma soprattutto è bellissima l'idea della prevenzione, che è chiaro che è quella obiettivamente sulla quale bisogna insistere, ma anche il collegamento cuore-cervello per mille cose, non solo dal punto di vista affettivo ma anche dal punto di vista medico. Quindi veramente è importante soprattutto che se ne parli, ma soprattutto che si faccia anche divulgazione, perché più si conosce e più si riesce anche ovviamente a prevenire tutto quello che può accadere. Io voglio iniziare con una domanda curiosa, visto che oggi si parla di cuore e di cervello, ma Paolo Mascaro è più cuore o più cervello? Cuore. Amo essere cuore. Poi sono una persona anche un po' razionale, quindi certe volte coesistono, però io voglio essere cuore, passione. Parlare di sanità in questa sala cosa vuol dire? Lanciare messaggi importanti. Questa è la sala che bene o male è la rappresentazione plastica del territorio lametino, e parlare di sanità in questa sala vale 10 volte di più, significa dire che questo è un territorio che dal punto di vista sanitario dovrà crescere, che bisognerà fare tanto in termini di investimenti umani, tanto in termini di investimenti proprio materiali, tanto nel dare risposta ad una comunità, ad una collettività che ha bisogno che sulla sanità si abbandoni definitivamente ogni aspetto che possa riguardare il bilancino del farmacista e vi sia una medicina che sia di prossimità e che sia di organizzazione ospedaliera che possa dare risposte per come i cittadini meritano che vi siano. Immagino la domanda che le farebbero i telespettatori ascoltando questa intervista: l'ente comunale a questo proposito cosa può fare per migliorare il sistema sanitario territoriale? Può fare un'opera di sollecitazione politica, di rivendicazione del territorio. Dal punto di vista amministrativo, ahimè, purtroppo il sindaco ha semplicemente il simulacro dell'essere la massima autorità sanitaria sul territorio, che poi come provvedimenti amministrativi di sua esclusiva pertinenza si riducono a firmare ogni tanto qualche TSO. Quindi dal punto di vista di cosa si può fare, si può interloquire con chi invece determina le sorti sanitarie dei territori, per far sì che il territorio di Lamezia e del Lametino abbia il rispetto che merita. Intanto un caro saluto a tutti, soprattutto ai Lion, in cui io sono stato per alcuni anni un Lion, e al nostro sindaco che mi ha sempre appoggiato in tutte le iniziative, le follie del cuore, e a Caterina mi lega tanto, perché stiamo lottando per il nostro ospedale. Noi crediamo che non servano le parole, ma servono quello che facciamo tutti i giorni per convincere le persone che il nostro ospedale è qualcosa di più di quello che si pensa, anche perché c'è la fortuna che siamo tanti primari che siamo molto uniti. Negli altri ospedali che ho frequentato non c'era l'unione che abbiamo noi, perché l'unione viene cementata da una parte dal discredito, perché noi abbiamo una qualità reale che non è percepita, quindi dobbiamo lavorare sulla percezione di questa qualità. Per cui io oggi cercherò, chiaramente quando arriva il cardiologo, già la dottoressa Emi ha detto
vi parlerà dell'infarto, quindi già uno incomincia a dire chissà sto dottore cosa dice. Sicuramente una cosa di cui vi voglio tranquillizzare è che non vi parlerò di medicine, sicuramente non vi farò vedere quanto sono bravo, perché è un po' un problema di noi medici, quello di fare le capriole per far vedere quanto siamo bravi, invece è quello che è il risultato che ci fa capire quanto siamo bravi e se siamo bravi. Però una cosa ve la devo dire, purtroppo vi farò vedere le cose secondo un'altra angolazione. Questo signore che purtroppo è morto in questo film, che è stato basilare per la mia vita e che mi ha insegnato quando ero bimbo 6.000 anni fa, che vedere da un'altra direzione e vederlo insieme agli altri quello che accade non è la stessa cosa, perché come vi farò vedere molto spesso è qualcosa di particolare vedere da un'altra direzione. Questo penso che sia il posto che amo di più adesso, perché tanti anni fa, era il 17 luglio del 2017, troppi 17, e io varcavo la soglia di questo ospedale che ha cambiato la mia vita, perché mi ha consegnato un ospedale che è come un campus. Gli amici miei che vengono dagli Stati Uniti, che mi vengono a trovare, mi dicono caspita che ospedale che c'è. Io vorrei fare sindaco un quesito a ogni cittadino se pensano alla medesima cosa, perché manca l'orgoglio di quello che abbiamo, di quello che siamo, l'orgoglio di quanto è stato fatto dalle amministrazioni, ma di quanto è stato costruito. Stiamo in un ospedale dove si parcheggia, dove c'è del verde. Io fra un po' incomincerò a correre nell'ospedale, stiamo per organizzare delle camminate, perché nell'interno dell'ospedale, piuttosto che nel parco, c'è anche la salute, che è la salute che noi dobbiamo dare. Però vi devo dire, annusandoci, un po' come fanno i cani, come fa un cane anche a casa mia, che è l'unico che mi viene incontro immediatamente, io sono un emodinamista che da 6 anni sono fermo, perché ho fatto solo 25.000 coronarografie e solo 500 infarti primari. Ho avuto la fortuna di lavorare su oltre 5.000 infarti. Ho fatto la prima coronarografia in Calabria adesso abbiamo una sala che vi farò vedere, che è la migliore dell'Italia del Sud nel senso di infrastruttura, nel senso di tecnologia. Cuore e cervello, nella poesia e nella letteratura, l'amore e la ragione, la passione e il raziocinio, no? Ma nella medicina come stanno insieme? Oppure come devono essere curati e controllati perché non vengano poi in opposizione? Beh, intanto io ho scelto il cuore, quindi ho scelto il cuore nella vita, ho scelto il cuore nella professione, ho scelto di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, per cui il cervello, che è ragione, quando mi ha bloccato io l'ho spento, perché tutti i sogni possono andare a compimento, e quindi chiaramente io ritengo che dal punto di vista del cuore il cervello riveste una grandissima importanza, perché se noi ci innamoriamo batte il cuore, se abbiamo paura batte il cuore, se siamo malati batte il cuore, per cui controllare le emozioni risulta essere un fatto assolutamente necessario. Il problema è che entrambi sono organi irrorati, per cui è chiaro che c'è un sistema vascolare che è quello delle carotidi e quello delle coronarie, che riconoscono la stessa origine della malattia, che è l'aterosclerosi, e quindi chiaramente sono uniti dal medesimo destino, che è quello di dover essere controllate le arterie di arrivo, perché l'ossigeno è assolutamente necessario sia per le funzioni del cuore che per le funzioni del cervello. Quindi una prevenzione adeguata fatta dal cardiologo è assolutamente sovrapponibile a quella del neurologo.
anzi io che sono un interventista sono proprio la sintesi, perché lavoro sia sulle coronarie che sul cuore, quindi chiaramente essendo tutti distretti, per cui noi abbiamo pensato anche nell'ospedale di creare un link con la neurologia in un ambulatorio che sta nascendo di cardioneurologia, in modo tale da mettere insieme le capacità precipue di ogni reparto, in modo tale che il paziente possa avere dei vantaggi. I calabresi tendenzialmente sono cardiopatici? Tendono ad ammalarsi di cuore? Allora, io cercherò di dirlo nella mia relazione. Il problema è questo: noi partiamo da una condizione, di uno studio che si chiamava Seven Country, in cui il Nicotera era uno dei 7 paesi europei che erano stati scelti, e lì non si moriva di infarto, perché la patria della dieta mediterranea. La dieta mediterranea. Non solo, quando dopo alcuni anni io ho ospitato il professor Fidanza, che era quello che si occupava del Seven Country, e dice: mi accompagno. Appena mi ha accompagnato ha visto i supermercati, e allora chiaramente la mortalità e la patologia va di pari passi con quello che uno pensa essere l'evoluzione. L'evoluzione della specie non è un'evoluzione alimentare. Io incoraggio il ritorno alla produzione, al salumiere, a tutte quelle catene alimentari che hanno fatto del popolo calabrese anche una via. Noi abbiamo degli alimenti, io quello che dirò è che se devo proprio morire di McDonald's, io spero di morire di McInduia, cioè perché una volta che io posso mangiare, mangio quello che per me so da dove viene, magari dalla zia Antonietta che viene dal paesino e che l'ha fatta in casa. Ecco. Grazie a tutti di avere partecipato. In effetti abbiamo avuto pochissimo tempo per organizzarci, per sentirci, però io credo che la cosa importante sia cominciare a mettere giù un tavolo dove ci sono delle esperienze. E allora abbiamo pensato a questo discorso del cuore e del cervello, perché crediamo che gli specialisti debbano scendere subito nel territorio, debbano scendere tra le persone a spiegare anche delle cose che per il nostro ambito magari sembrano un po' più semplici, però per la gente comune è difficile, perché hanno poche risposte quando vengono nel nostro ospedale. Noi li vediamo, i pazienti soprattutto hanno voglia di sapere, di conoscere, anche perché spesso si arriva col medico Google e arrivano già con la diagnosi fatta: dottoressa, c'ho questo, o dottoressa, mi hanno detto che ho quest'altra cosa. Quindi è nostro compito istruire la gente, perché è il primo passaggio verso la prevenzione, perché se noi non diciamo alle persone che il cuore della donna, e lo vedremo, il cuore della donna è diverso dal cuore dell'uomo, che il cervello della donna è diverso dal cervello dell'uomo, tanti concetti anche di prevenzione si squalificano, perché si pensa che basta togliere il fumo della sigaretta per un discorso di prevenzione, o non bere tanto alcol, e tutto sommato è la stessa cosa per l'uomo e la donna. E vedremo che questo non è così, perché noi abbiamo delle differenze. Per questo io, come differenze di genere, mi batto, perché un po' per rappresentare la Calabria negli ambiti nazionali io mi occupo di medicina di genere, ed è uno dei cambiamenti epocali della medicina, vedete, perché capire che uomo e donna sono diversi, i transgender sono diversi, le persone adulte rispetto al bambino sono diversi. Allora, ognuno di noi ha bisogno di quello che è. Senza nodi, ancora una volta in prima linea per la prevenzione, per il benessere e la salute della comunità. Aderite anche voi a questa giornata organizzata dall'Lions, perché prevenire è meglio che curare, lo dice un vecchio detto, ma di prevenzione non si parla mai abbastanza. No, non si parla mai abbastanza. Noi ormai sono anni che portiamo avanti questa idea di dover portare sul territorio dei medici e farli confrontare con la cittadinanza.
con quelle persone che spesso non hanno la possibilità di arrivare al medico. In questo modo, nelle diverse patologie, oggi si parla di cuore e di cervello con due specialisti che sono tra i migliori che abbiamo in Calabria, oltre che per la loro professionalità, per la qualità di medico, ma anche a livello umano. Sia Caterina Ermio che Roberto Ceravolo sono due medici che stanno sempre a disposizione dei loro pazienti. In questo caso hanno voluto, grazie al Lions, il Lions è una di quelle associazioni che sempre, ce l'ha proprio nello statuto, da sempre si mette a disposizione della prevenzione sanitaria. Noi come Senza Nodi lo facciamo soprattutto per i più deboli, per gli ultimi degli ultimi, come tutte le cose che noi facciamo. Non possiamo che ringraziare i medici ma anche i cittadini che accolgono questa iniziativa. Le facciamo su tutto il territorio calabrese e oggi essere a Lamezia e dopo aver invitato tutte le associazioni che potevamo invitare noi personalmente ma anche con il comunicato stampa, abbiamo cercato di avvicinare più persone possibili. Io invito tutti ad approfittare di queste giornate, perché c'è la disponibilità dei medici, di un'associazione come il Lions, Senza Nodi nel suo piccolo, e di quelle associazioni che vogliono dare ai propri associati tanto. Bisogna ricordare che tutto questo avviene, lo abbiamo già detto con la Presidente dell'Lions, tutto questo avviene in una fase post-Covid, quindi in una fase che cerca di rimettere in moto una macchina sanitaria che ha necessariamente dovuto fermarsi per colpa a causa della pandemia, e poi questo avviene in una Calabria che ha ancora un sistema sanitario tutto da costruire. Tu mi provochi. Sì. Vorrei dire le cattiverie in un momento come questo, ma a volte poi non sono cattiverie, ma è la realtà. Un sistema sanitario che ha ridotto alcuni ospedali come quello di Lamezia Terme, parlo di questo perché siamo a Lamezia Terme, ma tanti altri ospedali come questo che potevano dare ai cittadini tantissimo perché hanno dei medici bravi, hanno degli infermieri disponibili, c'è un personale capace di dare, ma se tu a questo personale non dai quelli che sono i mezzi per poter lavorare, ma tendi sempre a chiudere, a tagliare e a considerare il malato un numero, che cosa ne vuoi, che cosa vuoi che possa essere una sanità ridotta in questo modo? Poi si possono inventare i nostri politici di tutto e di più, come chiamatemi, scrivetemi se avete dei problemi. C'è gente che non ha nemmeno il computer per scrivere, c'è gente che non ha il tempo, la possibilità per scrivere, ma ha tanto diritto di potersi curare. E la politica deve mettersi una mano sulla coscienza, a partire dai sindaci che sono sui territori e che sanno le esigenze dei propri cittadini e che spesso non muovono un dito. Ovviamente non sono tutti così, ci sono bravi politici e bravissimi sindaci e tutto il resto, però loro sanno quando stanno sbagliando. Si mettessero una mano sulla coscienza anziché andare a fare le parate ed essere presenti a tutti i convegni, a tutti i premi, a tutte le manifestazioni, cosa meritevole anche questa, però una mano sulla coscienza e andassero davanti alla porta di chi deve decidere, perché che vengano rispettati i diritti dei malati, i malati di ogni malattia. Tutti coloro che hanno bisogno di essere curati hanno il diritto di potersi curare in un ospedale adeguato. La Chiesa non dimentica questo aspetto importantissimo. Mens sana in corpore sano, ma anche star bene fisicamente per poter essere dei fedeli testimoni del Vangelo. Esatto, la salute e non soltanto la santità al centro e dei sani percorsi di prevenzione sono fondamentali affinché ognuno di noi possa vivere bene il reale, vivere bene il quotidiano. Quindi benvengano questi incontri, soprattutto con la prospettiva di una collaborazione sempre più piena tra i vari enti pubblici e privati. Solo una sussidiarietà orizzontale potrà dare a tutti quanti noi la possibilità di continuare a garantire quello che è un diritto costituzionalmente garantito come quello della salute. Grazie.